Ciao a tutti, bentornati, non ci fermiamo mai, siamo proprio sempre in competizione, si passa dagli alieni al caffè, poi stasera c'è qualche long play che ignoro. Una scelta, soluzione di continuità. Esatto, siamo sempre pronti in diretta per voi, ormai non lavoriamo più, è solo mai, in diretta. Cazzeggiamo solo. Cazzeggiamo solo in diretta. No. Allora, magari, domande all'hashtag pausa caffè, adesso ci sono solo domande degli altri hashtag pausa caffè, quindi vi invito vabbè, calma, vabbè, un attimino che i ragazzi si mettono comodi, si prendono anche loro un caffè e ci mandano le domande. Nel frattempo andiamo a vedere un attimino le notizie che sono state nella giornata. Beh, innanzitutto abbiamo pubblicato la recensione di Super Smash Bros. For Nintendo Wii U, che si è beccato un bel 9.2 da parte di Alessandro Bacchetta e sembra essere un super titolo, l'avete visto anche nel pranzo con di ieri nella sala giochi, comunque è quello, è molto divertente, c'ha diverse modalità interessanti e il 28 novembre torneremo a parlare sotto forma scritta del multiplayer online, perché Nintendo rilascerà una patch con l'abilitazione al multiplayer online, quindi magari il voto salirà ancora, si modificherà, comunque verrà confermato. Stasera c'è il long play di Assassin's Creed Unity, quindi c'è ancora la coda super lunga del titolo di Ubisoft. Tu stai, hai raccolto qualche notizia o stai facendo i fatti tuoi? No, ne raccolto. Ah, vai. Allora vai, nel frattempo che si preparano le domande. Aspetta, intanto guardo solo. Domandone, ragazzi. Allora, vediamo quando finalmente mi apre sta roba. Allora, è uscito un aggiornamento delle regole di Valve per l'Early Access. Siccome c'era il problema che tantissimi publisher, per raccogliere i soldi per i titoli, Early Access è quel servizio, una metà fra Kickstarter e una demo a pagamento, per cui uno sviluppatore che vuole pubblicare su Steam mette un embrione del gioco però giocabile e si fa finanziare sperando di arrivare alla fine. Il discorso cos'è? Che praticamente stanno cominciando a venire fuori le puttanate, comunque dei piccoli imbrogli. E allora Valve ha specificato che lo sviluppatore non può promettere niente sul gioco. Quello per cui si devono chiedere i soldi non è dire guarda, il gioco sarà così. Esatto, non è che dire adesso c'è un simulatore di bocciolo di inseminazione artificiale dentro un campo che ti nasce un pelo. E fra due anni avrai il nuovo Minecraft in 3D con l'erba poligonale, eccetera. Tu dici dammi i soldi perché ho fatto questo simulatore di bocciolo e poi se ci riesci fai altro. E poi soprattutto ha specificato, siccome i soldi per... in pratica ci sono ovviamente tutta una serie di piattaforme interconnesse, per cui questa richiesta di soldi può essere spammata anche attraverso altri canali, Valve vuole che su tutti i canali abbia lo stesso prezzo e che soprattutto ci siano rispetti la stessa comunicazione su tutti i canali, se no è una truffetta. Che in diversi Steam Early Access non gliela fanno poi uscire. Arrivare, infatti cioè, non promettete di arrivare a fine gioco, non ne avete assolutamente idea, non delle cazzate. Belle cazzate. Non è Kickstarter. Esatto. Rispondi a Iron Yuke. Dove? Su Twitter? Su chat, ma ci arriviamo. In verde, che è importante. Addirittura in verde. Sì. Sei sicuro? Io volevo prima però beccare Pozzive86 che fa una domanda interessante. Secondo voi una brutta fase finale di un videogioco lo può rovinare? Ieri sera ho finito Mordor, bellissimo gioco, ma la fase finale l'ho trovata agghiacciante e mi ha creato una sensazione negativa. Sbaglio? Non sbagli, per fortuna c'è quel fatto che quando il finale è brutto, almeno per quanto il tempo che lo giochi, non stai incazzato, cioè lo giochi con grande piacere. Dopodiché, effettivamente, quando il finale, come una serie TV, un film, è una chiavica, ti distrugge un po' esatto. L'idea che è del gioco. Quindi ci cacchio, sì, è stato bello, però affanculo, forse non lo giocherei. Però, per fortuna, durante almeno te la godi, perché fino a quel punto è un bel gioco, poi viene distrutto tutto il tuo hype, tutto il tuo divertimento dal finale. È normale. E più che altro, in fase di consiglio postumo, di ricordi, dici, ma quel gioco. Ah, peccato che alla fine era tanto bello, 20 ore incredibili, poi un finale che è proprio una scoreggia. Per esempio, posso fare io l'esempio di una serie TV Lost, che io l'ho odiato il finale, mi ha fatto cagare, quindi adesso se devo parlarvi di Lost dico ho buttato 5 anni della mia vita, durante stavo sempre lì a guardare le prime tre stagioni, a parlare con gli amici, le prime tre stagioni incredibili, a discutere con gli amici delle puntate, di quello che era successo, di cosa sarebbe stato, dopodiché adesso lo ricordo con estremo astio da questo punto di vista. Allora andiamo giù, che Matteo ha detto di andare a vedere Iron Ryuk, scusa. Ah, Iron Ryuk dice: salve, ho una domanda.
Perché da due giorni, se ho AD Block attivo, non riesco a vedere i video sul Cattinello. Sito? Perché i video sul sito non si vedono con AD Block? Perché spesso prima c'è la pubblicità, che è un altro video. Se bloccate quello, bloccate tutto il player. Non c'è modo di risolvere dal punto di vista tecnico, né per voi né per noi. Quindi se volete vedere i video su multiplayer.it, disattivate AD Block, perlomeno per il sito multiplayer.it. Tra parentesi, almeno con la pubblicità ci date una mano. Ad esempio, infatti, Ringo 17 ha disattivato AD Block solo per multiplayer.it. Bravo Ringo. Bravo, Ringo poi. Ti dai un morso, Ringo. Allora, non diciamo dove. Allora, è uscita una notizia, questa è interessante per tutti voi. Vai. Che siete super amanti di videogiochi, quindi non noi ma voi. Praticamente Patrick Plourde, o Plourde, a seconda che sia francese o non so che cosa, perché è il, non so, insomma, è uno degli sviluppatori di Child of Light, è il Games Director di Child of Light, ha detto che Child of Light è diventato un successo commerciale, dice, non ovviamente quanto un Assassin's Creed, però ci hanno fatto un sacco di soldi e questo vuol dire che è possibile che facciano il seguito, anche perché è costato di meno, però comunque dice, dico, anche che è costato di meno, ci hanno fatto non i soldi. Soltanto successo di critica ma anche commerciale, e lui dice, se fosse stata la mia compagnia quest'ora starei girando in Ferrari e comprando ciambelle alla cioccolata per festeggiare. Grazie. Quindi vedi Matteo, ci sono diversi modi per comprarsi le Ferrari. Esatto, è un bel gioco, cioè Dolight ha fatto un motore grafico di Rayman, quindi comunque da quel punto di vista già ce l'avevano in casa, quindi sì, bene così. Che anche e tra l'altro, questo secondo me ci dà l'adito per parlare anche della situazione di Ubisoft, con tutti questi flink che sono partiti in questi giorni per le notizie. In realtà è un publisher che comunque fa tante cose diverse, oltre a fare i super blockbuster, però fa anche i Rocksmith, che se non se li facessero loro non li farebbe nessuno, sperimenta dei giochi in motion. Poi, e poi fa anche questi è uno dei big extra americani che fa sempre bene. Esatto, poi ci sono i Rayman. Poi ovviamente c'erano un po' anche i problemi di comunicazione, secondo me, che certe volte è più la comunicazione che poi effettivamente... Che succede? Se non c'è un arte di troppo. C'è un arte di troppo, ma se riesci cambia, lo trovi. Libu ti chiede un consiglio, Assassin's Creed Unity per PC. Lo prendo a un i5 e una GTX 760, è una configurazione al limite abbastanza. Io ti propongo di andare a vedere Anand Tech, che ha fatto una bella analisi di come gira Assassin's Creed su PC, ha messo a confronto un sacco di configurazioni e il gioco, porca vacca, per andare a 60 frame al secondo ha bisogno di un computer della NASA, quindi secondo me stai un po' al limite. Se riesci a piarlo per console hai una grafica peggiore, però almeno è quella, nel senso non devi andare a smadonnare. Però vedi un attimino l'analisi di Analtech. Che oggi ho scoperto che c'è un sito che si chiama, l'ho detto prima, fa morire, si chiama ano.it ed è un sito di rap nazionale e internazionale, si possono anche comprare i filmi dei pormi. Tu prima tanto parlavi di Hellblade, tra di noi c'è la cover dell'ufficiale PlayStation con Hellblade, boom, buttata lì, quindi suppongo che a breve verranno rivelate le informazioni, qualche immagine del gameplay, perché è proprio dedicata a tutto l'official magazine UK, quindi direi che arrivano i bidelli. E questo altro non to? Allora, è uscita fuori un'altra notiziola. Però non tanto, siamo quasi a fine della vita. Questo faceva ridere, hanno fatto con Kinect 2 e Microsoft hanno sviluppato una sparamagliette, cioè una macchinina che ti vede al buio, anche se serve, ti segue e ti lancia le magliette. Per cui quando dove sei ti spara le magliette e ti segue in una stanza in grado di lanciare, cioè è un lanciacose in pratica, tipo un lanciarazzi fatto con Kinect. Faceva abbastanza ridere, c'è anche il video, insomma, tutte queste ricerche che fanno, cioè da una parte fanno il Lumirum e dall'altra fanno lo sparamagliette costruito con Kinect. L'altra notizia interessante, questa è davvero... Mentre Jambalaya ci dice a Rogo la reazione per Lost, è il Rogo uscito. No, non ero, caro Ergut, non cercavo niente quando ho cercato, ma è Ano scritto con la H, in realtà è perché abbiamo stretto da pochi secondi, o comunque stiamo avendo un accordo per distribuire i nostri video anche su una serie di video di siti che hanno a che fare con la musica, per cui potresti trovare, metti i nostri video in futuro su Radio DJ Yo o roba del genere, e fra questi c'era anche questo ano.it. ovviamente il nome mi ha incuriosito, ho detto vedi mai che ci trovo Matteo, e invece c'erano i rappers. No, ci ho trovato i rappers e Vincenzo. Allora, e questa invece è la notizia di cui si parlava stamattina, per cui GameStop ha prodotto i risultati finanziari di questo trimestre, di questo quadrimestre anzi, che sono abbastanza deludenti. GameStop ha più che altro imputato i risultati deludenti a il rinvio di Assassin's Creed Unity,
e, perché appunto gli ha causato diversi problemi, e soprattutto dice che anno su anno, rispetto ai dati NPD, le vendite delle console, cioè PS3 e 360, sono calate del 58%, che è una mazzata infinita. Madonna. Cioè, veramente tanto si diceva appunto di quanto potessero, che erano crollate le vendite dell'old gen, adesso si sa di quanto. E che quindi sono una bella mazzata, insomma, sono tante tante unità. A noi ci piace il tono su tono. Tono. Scrivete allora, tono tono su YouTube. Qualche domanda veloce anche su Twitter, con il nostro hashtag pausa caffè. C'è un cazzo ancora. Allora, come lo vedreste un Battlefield 5, chiede Federico, con modalità online innovative, tipo sbarco in Normandia, online a 64 giocatori? Ma direi anche no, perché sarebbe una sorta di modalità orda al contrario. Ma che figata, dai, ti rivivi quel momento tutti che facciamo? 32 sulle postazioni fisse di un bunker che lancia la granata e altri 32 che dalla spiaggia sbarcano. Sarebbe divertente. Sarebbe lì, no, più che Battlefield, sarebbe bello che qualcuno tornasse allo sparatutto bellico in seconda guerra mondiale, cioè missioni alla Call of Duty, o però seconda guerra mondiale, come tutto era iniziato. Quello sarebbe bellissimo, invece di infognarsi in queste guerre future o i soliti terroristi con la kefia hanno rotto le scatole. Seconda guerra mondiale, o magari prima guerra mondiale, però prima forse è eccessivo, ma seconda guerra mondiale è quella che ci vuole. Marco chiede che fine ha fatto lo spin-off di Geekers, abbiamo una data, un abbiamo una data che ancora è tutto piuttosto internos, ma verrà ufficializzata in questi giorni. E qui la stai dicendo internos, però vabbè, internos, dai. Il 25 lo troverete, martedì prossimo. Possiamo dire il nome? Shangri-La, ho già spammato. Shangri-La, tutta la città. Vabbè. Allora, questa poi l'altra notizia, questa è inquietante, fatemi leggere i dati per bene. Senti questa, ve la traduco perché è uscito adesso, uscito in giornata su gamesindustry.biz, perché dice questo gruppo di hacker che si chiamano Derp Trolling, che sono stati responsabili per l'attacco DOS ai server di World of Warcraft Blizzard, si sono dedicati con grande gioia sia al PSN che agli account di 2K. Il gruppo dice di essere riuscito ad ottenere diversi milioni tra password e login di questi tipi di utenti. E poi bello che dice hanno, abbiamo 800.000 fra 2K e 500.000 card data, quindi hanno i dati da 500 a 800.000 carte di credito, e quindi abbiamo un totale di 7 milioni di username e password. Direi di cambiare tutto. Insomma, se avevate i servizi su questa roba, poi dice vanno avanti, hanno 2 milioni di Comcast account, 620.000 account di Twitter, 1.200.000 di credenzial di CEA domain, 200.000 se non mantengo corretto, 200.000 Windows Live account, 3 milioni di account Facebook e 1.700.000 di Audi. Cazzo, è il supermercato. Porca puttana. No, cambiamo tutto. Hanno fatto un lavorone, questa è super colletta, quindi praticamente è un'offerta, Antonio. Cosa? A loro per comprare un po' di. Ma che comprare? Di questi dati. È una roba. Al supermercato. Credo sia il più grande a Dago Dosi. Sì, poi bisogna vedere quanto è vero quello che dicono, che molti trolling lo fanno. Cioè, appena pubblicheranno la roba si vedrà. I dati di credito. Sì, spesso ci sono tanti piccoli gruppetti che millantano e poi non è vero. Anche se no, altrimenti saremmo già tutti morti, visto che uno al giorno quasi dice. Beh, morto, però. Sì, come no. Ho pubblicato adesso la recensione nello Shield Tablet di Nvidia e del sistema operativo nuovo di Android Lollipop 5.0, quindi per tutti gli amanti della tecnologia trasversale che ti va trasversalmente da quelle parti. La nostra chat accoglie con favore la notizia, ma perché non muoiono sti stronzi, acri di merda, mostrare gli gesti su Twitch fatti con i bot, grazie Shield. Puoi vedere chi sono gli stronzi che mi hanno clonato la carta di credito? Chissà. Già, vedremo un po' cosa succede. Poi di Titanfall ieri non si era detto perché ero senza microfono, alcune notizie sono rimaste sospese. Ha raggiunto 7 milioni di giocatori attivi Titanfall. Quanti? 7 milioni, però non vuol dire 7 milioni di copie Super Matteo, cioè vuol dire hanno preso in considerazione anche le promozioni di Origin, che tipo te lo mettevano a pagare. C'era anche un weekend gratuito, ti ricordi? E quella roba lì, esatto, tiene conto di tutto, quindi sono un po' come i 9 milioni hacker di schifosi, pezzi del merda. Poi che c'è? Però quando hackerano i siti dei cattivi, hacker
hacker grandi, hacker belli, quando rubano le cose in siti. Poi sempre per l'Europa, terzo mondo, in America siamo felici di festeggiare l'uscita dell'applicazione di HBO su Xbox One. Da noi mai? Da noi c'è l'applicazione di Canale 5, credo. HBO è solo americano. Sono sempre c'è Infinity. C'è Mediaset Premium. Belle chiare. Infinity. Siamo dovuti aspettare Netflix. Ma può darsi Netflix sono noi i rumor che ha fatto un accordo arriva, con Telecom Italia mobile per l'inizio l'anno prossimo. Questa cosa mi preoccupa. Se che tipo di accordo può essere? A meno che non è un accordo delle dorsali, dei server, queste cose qui. Spero non sia accordo invece finale consumatore, perché altrimenti c'è sempre la gabola inchiappettata. Domanda di servizio la fa il Marco 18: quando va online la pausa pranzo di Alien? È appena finita quindi stasera qualche sarà ora, stasera dipende. Purtroppo Twitch ultimamente stanno andando tanti problemi, avete visto che è andata la pausa pranzo di ieri, a pranzo con di ieri è andata adesso, quindi un giorno dopo, dipende molto da Twitch, però altrimenti in serata la trovate sicuramente. Sì. Matte risate. Allora, Matteo risate. Vediamo Jacopo che ci saluta a sua volta su Twitter. Jacopne. Dov'è? Maledetto schifoso che sei sparito lasciandomi a metà della volta del 30. Che tristezza. Vabbè. Caro Jacopo, compagno di mille avventure. Ah, ringrazio moltissimo, mi quinto subito Giacomo Cicala che mi fa i complimenti per una cosa a cui tengo molto, ovvero l'intervista fatta a Luca Gabriele Salvatores che abbiamo pubblicato sul canale di YouTube. Però insomma sto preparando, e non ho un cacchio di tempo, però una mega notizia su multiplayer che raccolga tutti i video fatti su YouTube e gli dia anche un senso, perché li abbiamo messi così in the wild sul canale YouTube e sono un po' mescolati a tanta roba. Wild. Un po' così, poi... Non è che ci sta tanto a parlare. Vero, oggi. Garba, però posso andare sui siti del merda. In chat parlano di Telecom quando metterà la fibra in maniera massiccia. Quando avranno soldi da spendere. Sì, Marco. E soprattutto quando vedranno un grande rientro economico nel metterla pure in zone dove ti garba, ha poco senso metterla. Ma ti garba il ritorno economico? Mi garberebbe molto. Che scrivono qua? Nulla, stanno parlando un po' adesso di Netflix con il ritardo giusto. Però davvero oggi è venerdì, è un po' tutto così. Tutti a casa. Tutti a casa, noi alle 4, no, magari ci andiamo tutti. Sto vedendo, oggi esce nei negozi WWE 2K15. Chi di voi utenti che ci state seguendo lo prende, è interessato? E dove, a parte Luca, che salutiamo, Luca Parri, che è super fan dei giochi del wrestling. Se c'è qualcun altro che lo compra, sono curioso. È disponibile la demo di Far Cry 4 se volete provarlo prima dell'acquisto. Disponibile però attraverso riscattando la chiave del Kirat data da un possessore vero di Far Cry 4. Ma sincero. Se uno va sul, è versione di prova tramite chiave Kirat. Ah sì, è uscita la notizia che la demo di Final Fantasy 15 durerà da 1 a 4 ore. Quindi diciamo durerà una. Poi se volete fare, ci sono un po' di queste secondarie. Falla sta battuta che fa ridere, fatti sentire. Più di Ground Zeroes. Esatto. E probabilmente ci saranno queste secondarie, quindi, e poi magari si potete andare un po' a esplorare la mappa giusto per vedere com'è il gioco. Così vediamo finalmente com'è il gioco giocato. Sono usciti diversi filmati negli ultimi tempi di Final Fantasy XV. Sembra essere un RPG, un road movie. Vediamo un po' alla giapponese, vediamo un po' che ne esce fuori. Graficamente non sembra assolutamente male, tra le altre cose. Io non so se tu lo sapevi, ma oggi è il 10° anniversario di World of Warcraft. Sì, ne abbiamo parlato anche ieri. Ah, ok, non lo sapevo. Sì, assolutamente. Ci sono anche dei regali all'interno del gioco. C'è proprio il calendario adesso all'interno del gioco che ieri in realtà era già il suo ieri, quindi era insieme, si festeggiava i 10 anni di World of Warcraft. Poi devo dire che una cosa mi fa molta rabbia è che in questo periodo comincia a diventare quello più vergognoso del continente europeo. Perché ci sono tutte, si sta avvicinando il Black Friday, che però, è oggi o settimana prossima è inguardabile. Con tutte le super offerte americane, come al solito, a parte Pianesani, qui in Italia non c'è un cazzo. È un po'. Potevo cambiare il Black Friday, non è strano, anzi. Però in Italia quando c'è mai. No, qualcuno comincia a parlare, ma fino a qualche anno fa proprio non se ne parlava proprio. Adesso, perché tanto è una roba molto americana. Però adesso ovviamente ci sono tanti venditori internazionali, vari appunto Amazon, Apple e compagnia, che quindi estendono la roba a tutto il mondo, però effettivamente è così. Rigno 75, sto giocando in questi giorni Pikmin 3 e mi sta piacendo moltissimo. Bravo. Secondo te potrebbe piacermi Wonderful 101, che non riesco a inquadrarlo come gioco?
sai se c'è una demo? La demo dovrebbe esserci, assolutamente sì, è un gioco particolare che Platinum Games, però secondo me potrebbe piacerti, però ovviamente prova prima la demo perché non si sa mai. È uscito il teaser trailer di cosa? Di Game of Thrones di Telltale Games, che è veramente ridicolo come teaser trailer. Quindi non, ci saranno 18 personaggi nuovi da quello che si è letto. Alcuni siti hanno fatto un'anteprima che probabilmente gli è arrivato il comunicato stampa o l'hanno visto in qualche maniera. Però il teaser trailer veramente non dice nulla, cioè zero hype. Pierpaolo senza Alessio è come il pane senza Nutella, dice Siegfried. Barone ci gioca, wow, chiede Codino. Ci ho giocato tantissimi anni fa in closed beta, perché a quell'epoca giocavo quando l'hanno aperta. No, e poi dopo lì ho deciso di smettere con quel tipo di giochi perché mi portavano via tanto. Sì, infatti è una scelta. Sono anni che li facevo praticamente tutti. Io ho ricominciato ieri, sono su Nemesis, se ci siete anche voi, e già mi hanno fatto entrare una gilda, e in realtà è anche su Shattered Hand, il vecchio personaggio, quello nuovo che ho fatto il boost a 90, sta su Nemesis. Allora, vediamo un po' Twitter, è arrivato qualcosina. Salutiamo Giacomo appunto Cicala, che appunto che dice anche ci torna a seguire da un po' di tempo. Alberto De Giglio ti chiede, Antonio, cosa ne pensi dei primi episodi di Halo Nightfall e del doppiaggio? Gli ho risposto su Twitter dicendogli che ancora non li ho visti, pensa un po', non ho trovato il tempo di guardarli. Come faccio spesso con queste cose, mi riguardo tutti insieme quando pubblicano tutte le puntate, quindi ancora non lo so. Leggevo in giro che però non so niente di che. Però non saprei, perché appunto ne ho letto anch'io. Sono su Alleanza, Codino. Sono buono di solito. Sono buono buono. Allora, Palminox, cosa vi aspettate dalla PlayStation Experience? Grande Palminox, anche lui un altro dei giocatori Destiny fino a tarda notte. Ci aspettiamo, sta diventando a livello consumer un evento, proprio una classica fiera, perché ci sarà anche Ubisoft con titoli già usciti, quindi probabilmente hanno creato proprio questa fiera dove si va a provare i giochi, una sorta di Games Week in grande fatta da Sony. Strano l'abbiamo fatta a Las Vegas, che è un po' complesso da raggiungere, suppongo, anche per gli americani, no? Ma te, tu che vai spesso a Las Vegas. Io ci vado ogni 2-3 volte l'anno, cioè, così spesso no, semplice, però io ho il demone del gioco, poi New York, oppure e poi i soldi non sono miei, me li danno, vanno, gioca, io gioco, lo sai. Sembra essere comunque un luogo anche per diversi annunci, o comunque per vedere dei gameplay di titoli già annunciati, tipo The Order, Bloodborne, chissà se si vedrà qualcosa di Uncharted 4 e se ci sarà qualche annuncio nuovo. Secondo me sì. Non so, dipende da quando vogliono farlo, vedere, però ci può stare che Uncharted possa essere il mattatore lì. Io non so manco a che punto è il gioco, quindi non sappiamo se verrà mostrato. No, se verrà mostrato semplicemente un trailer esteso oppure addirittura un pezzetto di gioco, non lo sappiamo. C'entra Pessino, Matteo. Non parli di coso, di The Order? Anche The Order. Ah, di Uncharted. Ah, scusate. Grande Pessino, com'era la fai l'imitazione di Pessino? E tu, questo gioco è too impressive? Abbiamo fatto tante belle riunioni per fare un po' di brainstorming. E poi non è che gli puoi ridere in faccia a Pessino. Avevamo un po' di problemi con l'utilizzo del texture. È fantastico. Un grande. Salutiamo davvero Andrea, un grande. Che sarà praticamente ormai sarà entrato in fase di crunch time iper potente. Poi si guida in crash time, distrugge la materia. Comprime la materia. Texture! Che è la quarta dimensione, per chi ha visto Interstellar. Grande, quell'omone gigante. Si cominciano a chiedere in chat qual è il nostro GOTY, ma dobbiamo ancora pensarci. Vabbè, più o meno le uscite sono finite, quelle top. Che cosa è rimasto? Shape Up. No, quindi in realtà avremo gli elementi, non ci abbiamo pensato, poi vedremo. Comincio a fare dei nomi ovviamente in chat. Comunque un anno non entusiasmante. No, buoni giochi. Anno di transizione, tranne c'è un paio di perle che mi piacciono. Tranne vabbè, Wii U c'ha i suoi top, ovviamente nintendari. Però vediamo, è ancora presto, dobbiamo ancora metterci seduti a parlare, anche a fare mente locale su quale potrebbe essere il nostro GOTY. Samu23JFC Japan Football Club, no? Faranno God of War o è finita la saga? Ne faranno sicuramente altri, ci mancherebbe. Magari non si sa se ci sarà Kratos o qualcun altro. Or c'è persino il gameplay. Sarà proprio lui, Sappiamo se il gameplay sarà identico oppure no. Chi meglio di lui? Ciao Reda,
chi è raga? Frank Mackey. Un motivo per cui il 50% degli utenti PC su Metacritic insulta Dragon Age mi ha frenato l'acquisto del demo, perché c'è un po' di bug. Anche ieri Simone, che siccome sono stato, e saluto anche Siegfried che è stato con me, sono stato un'ora e mezzo a moderare uno che bestemmiava e tornava in maniera incredibile, e poi tipo entravo con Nick chiaramente fake e stava tipo 2-3 minuti a fare domande serie e poi staccava il bestemmione. Qualche volta l'ho bannato in anticipo perché era palese fosse lui, e effettivamente anche a Simone gli si è bloccato un sacco di volte il gioco, proprio il gioco, non lo stream. Pare che ci abbia un bel po' di bug su alcune schede e quant'altro, e quindi probabilmente la gente è avvelenata su questo e quindi ha abbassato il voto, che poi la gente è molto, come dire, aspetta, è molto tranquilla. Se becca un bug, ma vedete anche Assassin's Creed, partono le bombe atomiche, non è la questione, cazzo, così. Ma gente esprime il suo astio. Ricarichiamo con grande tranquillità e salvataggio, magari. Sì, esprime il suo astio incredibile da questo punto di vista, ma l'avete visto anche con Monument Valley, quindi basta che qualcosa non va bene, esplodono le bombe atomiche, quindi per questo suppongo. E quindi Frank, magari sì, aspetta che esce la prima patch se non vuoi comprarlo subito, tanto sicuro arriverà a breve. Il gioco è uscito in realtà questa settimana, quindi è giovine. Magari poi informati meglio su quali configurazioni, su quale scheda grafica ha questi bug, e vedi se tu rientri in questa casistica. Barone fulminato da Shape Up, dice Mr. Charles. No, devo ancora vederlo, perché ieri ci ha messo 100 anni a scaricare l'aggiornamento di Xbox One, per cui credo che lo proverò stasera per bene. Drake Weaver, che fine ha fatto Deep Down? Ne parleranno alla PlayStation Experience, è stato plurispostato per la beta, e c'è stato coso, come si chiama adesso, mi viene il mio amico, cosa? Ono. Che si è scusato mille volte qui lì. Potrebbe essere buttato su, anche se è un gioco che ancora deve uscire in beta in Giappone, quindi non so quanto sia appetibile per il pubblico occidentale, anche se poi c'ha quell'ambientazione, al graficone c'ha quell'ambientazione figa che piace sempre, quindi Ono-san, vediamo Ono che ci dice. Ono-san per Jacopinardi, dice do like gioco dell'anno. Hanno cominciato a scrivere tutti i giochi, tutto di più, Dark Souls, Destiny, appunto Shield of Light, Dragon Age e così via. Willow online su Xbox e PS4? No, direi ormai a questo punto, a meno che non ci... Secondo me non lo vedremo mai più neanche su PC. Samu non rispondo perché mi ha spiegato che cos'è JFC, Juventus Football Club, quindi bannato dalla chat. Ma Rasma vorrebbe Metal Gear Solid 1 Remastered, sarebbe un sogno, ma anche no. A parte che è uscito la versione, era quello per cosa? Per Wii, no? È uscito, era il primo o il 2 rifatto graficamente? Il primo, tutti e due. Su Wii, assolutamente. No, su Wii. O GameCube addirittura. Era Twin Snakes, no? Come era quello fatto da... GameCube era, porca vacca. Da Silicon Graphics l'avevano fatto. No, Silicon Knights l'avevano fatto, era quanto no? Sono vecchio, ragazzi. Era. Se fosse ieri alle 3 che l'ho visto. Twin Snakes, Silicon Knights. Roba. Sì. Allora. Quanto sei vecchio, Matteo? Siamo tutti vecchietti. Anzi, vecchietti. Questa è la Bug Generation, dice Varax. Bella Bug Generation. Bungie o Bungie? Bungie Juanjui. Sempre su Dragon Age, Codino dice: avete constatato le varie problematiche delle collector di Dragon Age che arrivano rotte? Quello è un grosso bug. Questo è un bug fisico. L'ho fatto presente in sede di recensione. Davvero? Perché nostra che significa che arrivano rotte? È che c'è un bug nella programmazione, quando lo finisci ti si rompe la scatola. Ma tutti i produttori, cioè tutti i venditori o qualcuno specifico? Non lo so. Quelli che arrivano da multiplayer. Il Marco rincalza su Metal Gear dicendo che ha letto un rumor su Hideo Kojima che sogna di fare Metal Gear Solid 1 e 2 con il Fox Engine. Vabbè, sono tutte quelle cose che dice lui, che gli piace sempre dire roba, ma non credo che arriveranno. Poi felice di essere smentito e perdere tempo invece di far uscire il 5 e Phantom Pain a fare il primo e il 2. Allora è uscita una notizia, è strano che è arrivata. Allora, non so se lo sapete, ma pare che siano uscite le nomination per i VGA Awards. Io non l'ho trovato. Sì, sono sì. C'è Bayonetta che c'ha un sacco di nomination. Vorrebbe dire. Tanto Bayonetta vinceva tanti premi critica e zero vendite, zero consumer. E poi invece è uscita una notizia che è carina, non lo sapevo perché poi l'ho trovata su Mashable, su Gameplay, e invece non c'è sui siti di videogiochi, almeno l'ho vista io, per cui e questo fine settimana, perché stanno, siccome è un anno che è uscita Xbox One, fanno tutta una serie di iniziative e sarà giocabile gratuitamente Sunset Overdrive il fine settimana, tu scarichi i giochi e settimana prossima c'è un sondaggio
Per cui i contenuti dei primi DLC saranno parte dei contenuti saranno votati dagli utenti. Per cui su Xbox viene fuori un sondaggio, fanno scegliere fra due personaggi e il personaggio che vince è protagonista del DLC con la storia. Lo stesso lo faranno per le armi, lo faranno per tante cose. Carino, un'idea interessante. Bene. Allora, Gerrot chiede notizie di Abe's New and Testy, uscito su PS4, poi dovrebbe arrivare su tutte le altre piattaforme, non si sa nulla a questo punto, direi, o a sorpresa a fine anno oppure inizio anno prossimo. Grazie De Punice per avermi chiamato Tanzer. Schilo che crede ancora nella rinascita della super diretta XL, aspetta e spera. Io spererei tanto in una rinascita di Annalisa. Salutiamo Annalisa. Esatto, ciao Annalisa, ci guardi sempre. Esatto. È sempre tanto carina. Mai più senso. Allora, okay, Greco. Ragazzi, buonasera, chiede The Genius 98. Uno Skyrim next gen con grafica iper mega pompata, è un'utopia o è fattibile? A 3 frame al secondo. Però dico, che palla, ma perché non aspettiamo invece il seguito di Skyrim? Ma in realtà arriva Witcher 3. Sì, però un'altra roba, vorrei un altro The Elder Scrolls, poi comunque bravo. Skyrim su PC ha avuto delle mod clamorose, ho scaricato anch'io, la super mega ultra texture, però comunque rimaneva piatto, cioè era super bello, pulito, un'altra soluzione, però era comunque vecchio come gioco, quindi... Anche Matteo... Cioè The Witcher 3 ovviamente è molto più bello a livello grafico. Vabbè, è come se metti, prendi Matteo e gli fai tutto il lifting, è sempre Matteo. E certo, è sempre bellissimo. Cioè, quel golfino, quel logo che sembra quello di un albergo, ma non mi ricordo quale, non so se è l'Hilton. No, non lo so. È anche un po', come si chiama la marca inglese? Peppaman, ragazzi, su Twitch non mi fa followare, non so perché. Follow che? E quindi secondo me è boycott di Twitch. Momento cuoricini, fate tutti quanti cuoricini e fate follow al nostro canale. Follow di gruppo, sì, ogni volta parto in cuoricino, ogni volta lo dico. Il nostro Serate Dragons, nell'attesa di mandarci 4800 render, chiede, secondo voi lui ha una GTX 760, secondo voi ha problemi a giocare con Assassin's Creed Unity e Far Cry 4? L'ha detto prima, mi sa, è lo stesso cosa. No, però preparati a frame rate abbastanza ballerini. Come dicevo prima, Alantech ha pubblicato una comparativa, è davvero tragica la situazione sui sistemi medi e medio-bassi. Erion Troia dice: qualcuno di voi sta giocando a MacLab su PES? Cosa ne pensate? A me mi sembra carino. Ho appena trovato Bale. Sì, l'ho giocato per la recensione. Ogni tanto una partitina. È molto interessante. In realtà c'ha tanti punti di contatto con FIFA Ultimate Team. Però un po' più alla Konami, un po' più alla giapponese. E c'ha delle cose differenti. La gestione degli agenti e tutto. È interessante, sembra. Bisogna vedere dove va a parare. Anche in termini di microtransazioni. Quando esce la recensione PC di Far Cry 4? Ci chiede Giden. Settimana prossima. Sì, settimana prossima. Ecco, sono partiti i cuoricini, infatti. In stesso gameplay? Gameplay PC. The version? Gameplay? È uscita tra l'altra cosa la patch di Far Cry 4 su PC e PS3 che aveva dei problemi enormi. Santicchia oggi è molto anni 80. Sei anni 80. Io sono contento, Io sono un grande fan degli anni 80, quindi. Just Cause 3 uscirà anche per old no, gen. Ma col cavolo. Ma come hai fatto fare la domanda? No. No, perché ho già risposto in chat. Per fortuna no. Beh, lo diciamo anche per gli altri. Perché almeno sarà senza compromessi, si spera. Bello senza compromessi. Grande senza compromessi. Ma ora diamo spago a console di 10 anni fa. Ciao Bidella, in diretta. Oggi è molto cavallerizza. Davvero, eh? Yeah! Sai i frustini. Tin, 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 tin. Ma te è un genio. Beh, un po' di maschilismo, sicuro. Siamo parlato di noi senza la diretta, magari. Ma tanto le ragazze non mi sapevo, frega nulla. Non volevamo dire nulla, Luke. Ho capito. Però. Tanto ragazze in chat, a parte gli accoppi, non ce ne sono, quindi... Ma te è un Jedi invece, dico. Dice... Un Jedi. Un Jedi. Grazie al mio engine. Engine, gameplay. Matteo, cosa stai giocando ultimamente? Sto giocando quando ho tempo un po' a Destiny. Ma c'è molto gameplay? C'è molto gameplay, gameplay. E finalmente stasera scaricherò Kingdom Rush Origins. Tower Defense per iOS. iOS. Sì, ma non la greca. Falconino 233. Domanda stupida. 2-3 stella. Domanda stupida, non sarebbe meglio sviluppare contenuti nei videogiochi piuttosto che grafica? Ma tutte e due no. Tutte e due no, infatti, cioè, noi vediamo tutto. Domanda dell'anno, chi ha failato? Che vuol dire chi ha failato? E poi invece Siegfried che fa chiedere a Erion, hai una sorella. Cominciano pure a provarci con... È vero, facciamo un giorno, facciamole venire qua.
Ah, poi invece Sara Hidden, che salutiamo, grande, anche su Twitter, TMIF, ha creato acronimo? No, sì, acronimo. Thanks Multiplayer is Friday. Quindi invece grazie God, noi siamo come Dio, vai, facciamo un po' i blasfemi. Anche perché c'era Alien Isolation, dice. Uscirà mai una modalità arbitro su FIFA o PES? In tanti la chiedono ogni anno, però sarebbe figo fare l'arbitro. Sarebbe super figo fare l'arbitro. Soprattutto per i non juventini. Mi fanno ammazzano. Per scoprire, no, per scoprire no, che cosa no, si trova. No, perché poi ne arrivano sempre di più che mi offendono e che dicono che parlo contro la Juve. Che sfotto la Juve. Boh, fammi letticare. No, Matteo che è juventino gobbo. Che è un gobbo del cavolo, mica cazzo, se la prende. Cioè, anzi, si fa anche quattro risate. The Silvio 77 cent, fuori dalla vetrata è pieno di patate e qui dentro solo sushi. Dentro sarebbe dentro la redazione. Mamma mia. Invece faceva ridere molto. Sì, sì, è vero. Saluto vero. Di nuovo il mio amico Jacopne. E il barone che assale a Bischero. Allah! Allah! Allora, aspetta, Martin Boschetti si lamenta che quando... Pausa caffè, non ci sono le notizie, è noiosa. Martino Boschetti. Ma leggile? Stiamo cazzeggiando poi. Io cazzeggiando. Amico Bosch. Io sto guardando, facendo F5 come disperato. Ma... Vabbè, Giden che ha GTX 970 può giocare abbastanza tranquillamente a tutto, direi. Ho letto che su Destiny si può raggiungere il livello 32. No, non con, adesso. Con l'espansione. Dal 9 di dicembre. The Dark Blow. Che si chiama... Italiano? Oscurità oltre, l'oscurità... No, 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 no. Oltre l'oscurità. Oltre l'oscurità. Sì, è un bel genere, un altro letterale, ma bene. Non me lo ricordo. Comunque sì, si esce il 9 dicembre. Quindi arrivi 32, quindi invalidando tutti i 30, che fai? No, come invalidando? Devi fermare meno male che puoi continuare a giocare. Però devi cambiare sempre, coso, o ti si potenziano con no. No, devi prendere. Lo devi equipaggiamenti 32 in quel giocando senso, no, come, tu, come accade in tutte le espansioni. No, la cosa figa è che cosa ci sarà. È vero, Greg, una domanda. Sono uscite tutte le novità sul... perché hanno preso e cosa hanno fatto, siccome c'è stata la mega patch l'altro giorno, mm-hmm. 10 GB, chi l'ha scaricata su 360 e su PS3 che sono craccate, ha aperto tutto e ha visto tutti i file log con tutti i contenuti, e per cui è uscita questa modalità Hell qualcosa, non mi ricordo come si chiama, in pratica dovrebbe essere il nuovo livello di difficoltà, e quello è interessante perché in pratica dovrebbe rirendere difficili anche i vecchi assalti, le vecchie modalità storia, che dovrebbero poter essere giocati a livello 30 invece che 28. Quindi anche perché sì, adesso sono un po' così. Però io la cosa che mi chiedo, adesso che arriveranno i nuovi equipaggiamenti 32, dovrai squipaggiare. Certo. Che fai, riparti dal 25 o c'hanno già dei valori che ti fanno diventare 30? No, è che sarà come questo, per cui tu hai tutta quella roba e arrivi a 30. Cosa farai? Farai una partita per prendere il nuovo corpetto che serve a 32, lo sostituisce e scendi a 29. Dici a 29, però di cosa li cambi tutti? Ma non potrei, non sarebbe possibile, perché come adesso dovrei fare quella roba mille volte. Quindi no, dico, però potrebbe anche scegliere invece di avere già dei valori a 30 quei corpetti, capito? Ci sono due possibilità. Scenderai. Dipende da quanta luce hanno, come detto. Sì, ma scenderai di sicuro. I can scommetter on that, okay. Perché di sicuro se fai, pensa al ride, l'incursione che al massimo sarà a 32, così come la volta è a 30, mm-hmm. Se io già ti faccio partire al 30 già la puoi fare, per assurdo, invece di sicuro sarà impossibile fare. Pierpaolo, ci chiedono che fine abbia fatto la sezione cosplay. Pending? No, oggi si dovrebbe sapere qualcosa. Oggi dovrebbe sapere qualcosa. Quindi puoi rispondere o questo weekend o questo weekend settimana, o la settimana prossima. La prossima non ci sono, però vabbè, in caso di ciucci. Sì, no. It's beh, non sono mai abituato. But dopo faccio il allora, Ciro Sagona, ma che noiosa la puntata, spero vedere cosa fanno. Mentre Siegfried penso ci abbia con te su Destiny. Ecco, che attacca il pippone su Destiny. Perché che ha scritto? No, così vabbè, no, che abbiamo cominciato a parlare di Destiny semplicemente per quello. The Genius fa una domanda seria, incredibile. Chi? The Genius chiede, perché rilasciare Unity tutto buggato e poco ottimizzato in un mese davvero competitivo? Perché evidentemente hanno fatto delle analisi di mercato che avrebbe venduto meglio adesso. Ora. Anche che novembre è il mese giusto. Allora, senti che silenzio c'è stasera. Un parto di rumore, abbiamo cominciato a parlare. Parlo con le ascelle in braccio. Si chiama l'oscurità nel profondo. Vedi, l'oscurità nel profondo. Vedi, grande.
E chi è che risponde? Jacob, ovviamente, che è già lì che col preludio ha fatto tutto. Intanto fa F5 dalla PlayStation. Ma non è Jacopo Pacetta? No, il nostro amico Jacopo Minardi. Luca ci ha definito il Casual Friday, quindi... It's always Casual Friday. Si sa allora se Pianesani e Multiplayer.com fanno il Black Friday? Sì, dobbiamo chiedere, io non gli ho chiesto. Il Monday di ce lo diranno lunedì, ce lo diranno il Friday. Monday, Friday e basta. Vabbè, in chat stanno parlando di queste cacchie di schede grafiche per giocare Dragon Age che e noia. Assassin's Creed 970, 980 di dei pelè questo. La noia. Chiedeva Waller a volante, siccome vuole provare Sunset Overdrive, quanto pesa? Mi pare sono 3 kg e lascia, ci ficca nel sacchetto. 24 GB più o meno mi pare, 24 e 46, se non dico stronzate. Allora, sono diabolico. Cosa fa? Quindi dai, tutti quanti, sì, Twitter, vabbè, direi che sono 42. C'è da fare un bel bicchierino di rum. Guarda, io controllo velocissimo. E ci andiamo tutti quanti a fare per il weekend. Però puoi sempre andare da Stable Black Friday e comprarti il Kenol a $49, se vuoi. Pensa un po'. E questa è una roba, veramente una rabbia incredibile. Con Rocky scritto da Matteo. Arbitro. Jacopo. Sì. A Pecetta. Chiudiamo. Jacopo. Ci andiamo tutti quanti nel weekend. Chiedono se faremo mai una partita Dungeons and Dragons in diretta, ma non credo ci siano appassionati di D&D qui dentro. Forse Vincenzo. Non so, Vincenzo, sei appassionato? No, niente, c'ha le cuffie dentro. No. Pierpaolo di sicuro è stato un grosso giocatore di D&D, ma adesso non credo proprio. E quindi basta. Destiny. Va bene. Ragazzi, buon fine settimana, ci vediamo lunedì in pausa caffè e poi buttate un occhio sul calendario che verso domenica, lunedì mattina aggiorniamo tutto con le dirette, pause pranzo e nient'altro. Forse. Ciao.